Numero 8, Pedretti. Numero 9, Barbieri. Numero 10, Oleari. Numero 13, Bartoli Roberto. Numero 22, Salati. Numero 30, Bonassi. Numero 31, Vojuvac. Numero 66, Patroncini. Numero 77, Garau. Allenatore Mister Galluccio. Per il Carpi, numero 1, Jan Jurina. Numero 7, Marsan. Numero 8, Lamberti. Numero 9, D'Angelo. Numero 12, Bonaccini. Numero 17, Soria. Numero 18, Aifrey. Numero 22, Ben Gialli. Numero 23, Serafini. Numero 24, Erich. Numero 30, Sortino. Numero 45, Boni. Numero 94, Ceccarini. Numero 29, il vice capitano Marco Beltrami. E numero 6, il capitano Luigi Pieracci, agli ordini di Mister Serafini. Partita condotta dagli arbitri Castagnino e Emanuele. Buona partita a tutti. Buonasera a tutti, amici di Eleven Sports. Oggi siamo alla partita tra il Carpi e Rubiera, il derby del Secchia, il ballo delle Cenerentole, il ballo delle debuttanti, delle Cenerentole di Serie A, che grazie all'ottima performance dell'anno scorso sono riusciti ad aggiudicarsi il pass per la Serie A Beretta, concludendo in modo vittorioso il playoff di A2 a Chieti. Ricordiamo che entrambe le squadre facenti parte del girone B dell'anno scorso, che si sono classificate rispettivamente il Rubiera al primo posto e il Carpi al secondo posto, e al final di Chieti è andato molto bene per entrambe le squadre, dove si sono ritrovati in finale il Rubiera e il Carpi, e il Rubiera è riuscito a dettare la superiorità che aveva dimostrato tutto l'anno nei confronti di praticamente tutte le compagini, dove ha fatto veramente la differenza. Ma torniamo a noi, torniamo al presente. Oggi vediamo se gli uomini di Mister Serafini avranno imparato la lezione e saranno in grado di riuscire a battere la loro bestia nera, squadra che storicamente ha dato sempre molto filo da torcere alla compagine carpigiana, che oggi in tenuta nera, che attacca dalla sinistra verso destra del vostro teleschermo, e Rubiera nella classica tenuta rossa, che attacca da destra verso sinistra. Primo pallone per il Carpi nelle mani di Pedretti. Si attende il fischio d'inizio degli arbitri, che stanno attendendo il momento, e via, si inizia questa nuova partita con il primo pallone in mano a Rubiera con Benci, un perno della rifondazione da Rubiera, un uomo che ha creduto in questo progetto sin dall'inizio, che porta tanta esperienza a questo gruppo. Ma intanto attenzione, di croce la palla del Rubiera con Bartoli, palla a Benci, scarica il primo tiro e buono il primo tiro per il Rubiera con gol di Oleari. Ma il Carpi ricomincia subito con un attacco veloce. Marsan si trascina dietro l'uomo, ma purtroppo l'arbitro, purtroppo per lui, segna un'infrazione di passi, ma si ricomincia. Giro palla, capitano Pieracci, cabina di regia. Stocca la palla a tutti i giocatori del Carpi. Esce Beltrami, incrocio, Erich, Marsan, Pieracci, uno contro uno. Scarica palla, si prende il tiro, Marsan. Ottimo tiro per lui.
che impatta subito la partita. Ma Rubiera, attenzione, subito in seconda fase, terzino ala Oleari ferma tutto, dice che si ragiona. Giro palla sempre verso Kovs in cabina di regia, sale l'ala, Bartoli centrale, torna palla verso Kovs, finta palla al Benci che richiama, scorre bene il Carpi con la sua classica 6-0. Molta attenzione anche su Santilli, un ex, un grande ex di questa partita, Santilli, che ha militato anche a Carpi negli anni precedenti. Nel mentre palla Carpi, giro palla Ceccarini con calma, Eric, i Pieracci, Pieracci chiama il gioco, chiama il gioco Pieracci, esce Beltrami, Eric, palleggino che forse troppo manda fuori tempo Marsan, sale Sortino, prova la difesa Rubiera, rallenta palla, uno contro uno, giro braccio, tiro sotto, sotto passo, sotto fallo, il portiere della Rubiera può comodamente parare. Pieracci scarica Beltrami, tenuto da dietro, niente, gli arbitri non vedono nessuna infrazione e Rubiera si porta subito nel metà campo del Carpi, uno contro uno, ottimo recupero di Marsan, che bel recupero che ha fatto. Giro palla per il Rubiera, sale Santilli, versa Kovs, Santilli per le vie centrali, uno contro Beltrami, porta il blocco, versa Kovs, sale Benci, l'arbitro chiama la calma, ha visto troppe mani muoversi, entrambi i giocatori evidentemente sentono molto la partita, molta attenzione in questa fase difensiva. Giro palla del Rubiera, sale ancora Santilli, stesso gioco di prima, Santilli torna indietro verso Kovs, che manona che ci mette Beltrami e lancia, lancia per Ceccarini, ma non può niente contro i due metri di Versakovs. Si rivalsa subito il Rubiera in attacco, ma il Carpi chiude bene. Tanto nervosismo, tanta paura di sbagliare. Dopo 4 minuti, punteggio ancora sull'1-1. E palla per il Rubiera che in questi minuti sta macinando più gioco. Sale Bartoli. Benci. Incrocio per Oleari, buona difesa del 2 del Carpi, buona difesa, si ricomincia con un 9 metri, l'arbitro fiscalissimo richiede che venga mantenuta la distanza, Versakovs, giro Oleari, chiamato molto in causa, e Benci con un tiro disturbato da Pieracci tira fuori porta sopra la traversa e i Carpi seconda fase incrocio, Eric, Pieracci non scarica Sortino e in ritardo questa palla che ha mollato e quindi il Carpi deve ricominciare con un gioco macinato e costruito. Il Carpi che deve obbligatoriamente rifarsi dopo la pessima partita fatta in terra di Bressanone, dove ho trovato veramente tante difficoltà contro il Bressanone, ma anche il Rubiera che è andato in quel di Conversano sicuramente non se l'è passata molto meglio, quindi entrambe le squadre hanno bisogno di fare due punti per cercare di lasciare il fanalino della classifica. Nel mentre Rubiera ancora in attacco, giro palla Versakovs in cabina di regia, no, cambio Benci, si porta l'esperienza di Benci in cabina di regia, nuovo gioco Versakovs, Oleari si alza, niente, sempre molto attento il Carpi, cerca il raddoppio Eri, cerca l'anticipo ma non riesce, buco in difesa, vediamo se riuscirà ad approfittare Rubiera, no, gira Santilli, gioco molto macinato e Benci ha tirato fuori un bel tiro dal cilindro, ma attenzione il Carpi spinge subito, Marsan uno contro uno, Oleari lo salta come un birillo ma sbaglia il tiro,
Sortino, che doppia pezza che ci ha messo il portiere del Rubiera. Che doppia pezza che ci ha messo Vojovac. Ricordiamo, portiere che di grande esperienza, portiere che a discapito della sua giovane età, comunque sono 3 anni che è in Italia, è stato nominato come il miglior portiere nelle ultime 2 stagioni e qua Carpi sta effettivamente dimostrando il perché. Torniamo però subito in gioco con il Rubiera che macina gioco con i suoi incroci, un tiro un po' forzato di Oleari, cerca il contropiede ma non lo trova il portiere del Carpi, quindi azione manovrata. Azione manovrata per il Carpi che passa con le palle per le mani di Ceccarini, Erici, due mancini. Giro palla a Pieracci, vediamo cosa pensa, che istruzione avrà dato Mista Serafini per affrontare la 6-0 da Rubiera che si trasforma in aggressiva. Marsan! Cosa ha fatto? Ha preso le ali, se ne è caricato sulla schiena come uno zaino ed è andato via. Mamma mia, cosa ha fatto? Ma vediamo però subito troppa foga in difesa, è ancora carico del gol appena realizzato e l'arbitro dice stai sereno ragazzo. La partita è lunga. La partita è lunga come suggeriscono. E si ricomincia su un 2-2 dopo 8 minuti. In questa frazione le difese la stanno facendo da padrone, oppure gli attacchi sta lasciando un po' a desiderare, perché comunque il Carpi è la media realizzativa intorno ai 25 gol e Rubiera intorno ai 21 gol. Ma guarda Soria che faina! Guarda che faina Soria che non si fa pregare, vola in contropiede e incita tutti i suoi compagni. Che bravo che è stato questo ragazzo, molto molto bravo, classe 2003, ma già lì in difesa, numero 2 a seconda, a difendere su un mostro sacro come Benci. E siamo a più uno. E il Capipi va a più uno, 3-2. Serie di incroci, Benci lo punta con un po' di difficoltà, slish, cosa è successo? L'arbitro vede un'irregolarità segnalata ai danni da Rubiera, quindi cartellino giallo per Eric e si ricomincia. Oleari in cabina di regia che chiama il gioco, serie di incroci, torna, fa salire l'ala, ritorna in posizione uno contro uno, Benci cerca il passaggio al pivot ma non riesce, Versakovs. Vediamo chi si prenderà questo onore di questo tiro. Il Carpi dice intanto io nel dubbio due mani addosso te le metto e vediamo chi prende il tiro. Sempre sotto passivo il Carpi. Braccia! Chi si aspetta un tiro, vediamo se arriva, prende tutto il passaggio. Vescov la provano a giocare fino alla fine ma l'arbitro interrompe per un fallo di 2 minuti ai danni di Beltrami. Quindi abbiamo il Rubiera che avrà per 2 minuti la superiorità numerica. Nel mentre un cambio nel caso del Rubiera che entra Bonassi. Si attende il fischio. Versakovs. Il pubblico del Vallauri incita tutti i ragazzi del Carpi che sicuramente hanno bisogno di sostegno in questo momento. Dai, e il pubblico come risponde? Palei! E nel Rubiera che sente la pressione anche della difesa del Carpi che anche in un in meno comunque riesce a scorrere, scorre bene. Fa il cambio Iurina con il giovane Serafini per cercare di fare l'attacco in parità numerica. Bisogna fare molta attenzione, essere molto lesti per riuscire a non perdere palloni e a massimizzare questa tecnica di gioco. Nel mentre Serafini, Sortino doppio pivot, Marsan si trascina l'uomo, Erici in penetrazione, dove la mette Erici? Nello scatolino,
Il Rubiera spinge Santilli in fronte a Iajurina, che non toglie la faccia e incita tutta la panchina. I Carpi sta massimizzando questa inferiorità numerica, evidentemente, come dice Boskov, in meno si gioca meglio, c'è più spazio. Giro palla per il Carpi. Giro palla, taglia Sortino. Eric, Pieracci, giocano per vie larghe, Marsanne se li salta. Li salta veramente come Birilli. Però nel mentre il tempo passa, i minuti passano e Iurina può rientrare, il Carpi sono in parità numerica. Quindi gioco strutturato per il Carpi. Segna passivo per la compagine in casacca nera, Eric. Marsan si trascina l'uomo, Sortino! Non va. Palla forse fuori, ma l'arbitro, che sicuramente è messo meglio di noi, non ravvede questa infrazione. Quindi il Rubiera in attacco, si distende in velocità, ma il Carpi tutto in difesa ormai. Giro palla per il Rubiera con Carpi, difesa schierata. Dopo 13 minuti, 4-2 per il Carpi. Molta attenzione alle fasi difensive. Esce pivot. Bartoli taglia, Bonassi, persa con Benci. Palla, è venuto lo schema perché è risultato libero. Pedretti, che da pivot non si è fatto pregare, l'ha buttata dentro le spalle di Iurina. Nel mentre Marsan, con quale facilità ha saltato il diretto difensore, però viene impattato il tiro contro il muro. E nel mentre Rubiera subito in attacco, che vuole andare a impattare la partita. Cambio di gioco veloce, ma gli uomini di Mister Raffini sono attenti. C'è Carini attentissimo lì all'ala e non Sornione. Gira palla Benci in centro. Il pivot torna dentro, schema non riuscito benissimo, ci riprova. Giro palla Bonassi, Versakovs, Benci. Infrazione di sfondo per Versakovs. Quindi vediamo che anche Soria è riuscito a capitalizzare al massimo quello che gli è stato spiegato in allenamento. Video, tanto video per questo ragazzo che massimizza. Molto bravo. Quindi giro palla per il Carpi. Marsani in cabina di regia, che chiama lo schema, incrocio senza palla. Pieracci ritorna per Eric, finta, salta l'uomo e gol! Si prende la responsabilità e va dentro. Nel mentre Pedretti, Versakovs, sale Santilli, si impappina, lascia palla, torna Bonassi. La difesa dei Carpi è bella schierata. Ragazzi, difesa! E quindi il Carpi può difendere, difesa schierata, che è riuscito a vanificare l'attacco del Rubiera, l'attacco veloce del Rubiera. Incrocio, Bartoli, Benci, palla di ritorno che non è stata fruttuosa. Pieracci avrà pensato, lo facevo anch'io questo gioco quando ero giovane. Giro palla, Benci, che fucilata! Volevamo dire che ha fatto la riga Iurin, ma no. Giro palla Eric, palla Beltrami, che con lo zaino addosso di Pedretti si gira ugualmente, ma l'arbitro dice no zaino, 2 minuti. Ed ora il Carpi in superiorità numerica. Vediamo che esce il portiere Voljuvac, vediamo chi entrerà al suo posto per consentire a Rubiera di attaccare in parità numerica. Fischio, si ricomincia. Ora il Rubiera sicuramente non avrà nessuna fretta di attaccare, avrà necessità di far passare il tempo. Giro palla Oleari. Notiamo effettivamente tanta calma nell'attacco del Rubiera. Incrocio, sale le Santilli,
gioco uno contro uno di Oleari senza troppe pretese. Oleari sempre, il Rubiera non sta attaccando, infatti l'arbitro segna il passivo, ma rimane Oleari molto solo contro Eric, che non ha fatto il passo per cercare di ostacolare l'attaccante dai 9 metri, è riuscito a tirare alle spalle di Iorina. Il Carpitone in attacco, sempre in superiorità numerica. Giro palla Eric, vediamo se scarica, non scarica all'ala, non ha scaricato all'ala, aveva il primo difensore addosso, errore tecnico. Comunque palla rimane in attacco per il Carpi. Giro palla, non entra, c'era il buco, attimo di confusione per il mancino del Carpi, che non ha approfittato della caverna che aveva davanti a lui. Ed ora il Carpi ancora in difesa. Mister Serafini chiede un po' più di aggressività ai suoi ragazzi in difesa per di mettere le mani addosso al diretto attaccante. Giro palla, il Carpi un uomo in più, rientra, segnato, blocco irregolare, vediamo se niente, sciabolata di Beltrami. Giro palla, Marsan, Pieracci, Costa per Ceccarini, che con mezzo campo non si prende tutto lo spazio, un tiro sicuramente affrettato sul corpo del portiere, con un portiere come Voljovac, se non si fanno dei tiri strutturati, lo si guarda correttamente, diventa molto complicato far gol. Giro palla per Rubiera, Santilli, sale Oleari, palla Santilli, ancora palla Oleari che salta, Pieracci esce su Beci che riesce a fare fallo, buona difesa di Pieracci che impatta su Penci. Oleari torna, Vesakov torna, palla Oleari, si prende un po' di confusione tra i due e ancora Pieracci riesce a far uscire su Vesakov, come gira, e Benci obbligato a un tiro forzato che ci mette una pezza Iurina. Buona la difesa del Carpi che è riuscito a indurre il Rubiera a un tiro forzato, e nel mentre il Carpi va in time out. Ma andiamo in time out anche noi. E la distanza di sicurezza, grazie. Rieccoci in diretta dopo il commento dello speaker che invita tutti gli spettatori a tenere la mascherina in questo periodo. Siete tutti con mascherina. E sì, è pronti che si ricomincia. Siamo pronti per ricominciare. Ricordiamo ai nostri amici telespettatori che Francesco Malagola oggi non è presente perché ha scelto di continuare momentaneamente la sua attività agonistica in quel di Parma, e gli diamo un grandissimo in bocca al lupo nella 2 di Parma, che oggi andrà a giocare contro il Colonia. Ma torniamo a noi con palla Eric, Marsan che fa uno schiaccione che viene controllato al portiere Voljovac, e si riprende con il Rubiera sempre in attacco, che attacca da destra verso sinistra con Bonassi in cabina di regia. Oleari, Bonassi, Bartoli viene su,
Torna palla Benci, Bonassi si prende il tiro che Jurina non blocca due mani, ma riesce ad andare comunque con due mani. Mo ha letto molto bene il braccio dell'attaccante. Eric, Marsan, Pieracci. Rigore! Pieracci che viene bloccato sul filo dei 6 metri e 9 metri per il Carpi. Il pubblico incita i suoi beniamini. Pubblico delle grandi occasioni oggi al Vallauri per questo derby con il Secchia. Ed effettivamente le squadre stanno facendo un buono spettacolo. Si stanno affrontando a viso aperto. Un po' di timore, ma a viso aperto. Marsan, Eric, Ceccarini. Non trova spazio, sale Eric, gli arbitri segnano passivo e tiro sotto fallo di Marsan che va quasi al bar e si può ridistendere in attacco Rubiera. Uno contro uno, Oleari, Bonassi, Benci, presente. Ciao Piero! Presente Pieracci, 9 metri, 9 metri per il... per il Rubiera. Intanto notiamo che all'ala è entrato Patroncini al posto di Santilli. Giro palla Benci, cabina di regia. Benci. Pivot. Esce il pivot, Bonassi, palla di ritorno. Sono riusciti a scorrere bene i giocatori del Carpi a mantenere la parità numerica. E Beltrami disturba il tiro di... dell'attaccante del Rubiera e Jurina riesce a chiudere in sicurezza, ma dopo 21 minuti siamo ancora sul 6-5 per il Carpi. Ho il sospetto che non siano le difese a essere così buone, ma attacchi un po' dubbi, ma si ricomincia. Mi suggeriscono ermetiche, il termine che non trovavo. Ringraziamo il pubblico. Nel mentre Eric si prende un 9 metri. Giro palla, sempre Pieracci, capitan Pieracci, cabina di regia. Eric si alza, palla Beltrami che appoggia il piegone sulla riga e viene vanificata la bella palla, bella presa, una mano, il bel passaggio. Non convinto del fischio Beltrami, ma poco da recriminare. Ormai gli arbitri hanno fischiato, non tornano sicuramente indietro. Bonassi, Oleari, Garau che ricordiamo era dato in forse, ma buttato nella mischia anche lui da mister Galluccio. Garau che ha sempre avuto delle ottime percentuali contro il Carpi. Nel mentre Oleari non si sa cosa che finta abbia fatto, va a impattare contro Ceccarini. È arrivato lungo evidentemente. Ceccarini, Eric, Pieracci, Marsan. Dai ragazzi. Pieracci. Esce Beltrami. 7 minuti al termine, più uno per il Carpi. Si prende il tiro Eric, ma va a due mani Voljuvac. Con questi tipi di tiri sicuramente non impensieriscono il portiere ucraino. Giro palla per il Rubiera con molta calma. Sì, non stanno assolutamente spingendo le compagini come dovrebbero, come potrebbero. Giro palla, Oleari si prende il tiro e Jurina va a due mani, sicuramente molto telefonato. Entrambe le formazioni in questo frangente stanno facendo dei tiri su azioni non strutturata e quindi due portieri di grande livello, perché anche ricordiamo che anche Jurina è di un livello non indifferente, che ha comunque nel suo palmarès anche scudetti e coppe. Giro palla per il Carpi con calma e Rubiera sempre anche loro con la loro 6-0 abbastanza piatta, taglia Sortino. Pieracci, non serve Sortino, Eric va in pressione
Bonassi che rientra, passivo segnalato dal direttore di gara, Eric uno contro uno, ma non va via, non va via Bonassi. Sortino batte per Pieracci, Marsan che salta l'attaccante, ma schiaccione che prende Beltrami, ma ci mette un'altra pezza. Voljuvac sicuramente MVP per il Rubiera. E nel mentre mister Galluccio dice non ci stiamo capendo niente ragazzi, è il portiere che ci sta tenendo a galla, e andiamo in time out anche noi. Effettivamente i portieri hanno fatto delle belle parate, però su tiri non strutturati e anche un po' forzati a mio personale giudizio. Nel mentre vediamo che cosa riusciranno a impartire, quali istruzioni impartiranno i due mister alle due squadre, ma il tempo a loro disposizione è terminato e si ricomincia, si ritorna. Entrambe le squadre prendono veramente fino all'ultimo secondo, anche se gli arbitri hanno già fischiato. Sono effettivamente tanti minuti che il punteggio è fermo sul 6-5 per il Carpi. Un risultato molto basso, molto 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 basso. Giro palla per il Rubiera. Nelle passe per le mani di Versakovs che è rientrato. Oleari, Garau, giro palla, in pressione il giovane Soria, Garau, Benci, incrocio senza palla, Oleari che è un'incomprensione con Garau, il Carpi ringrazia e riparte in seconda fase, anche se Rubiera è già tutto sul schierato. Giro palla per i Carpi, sempre Pieracci in cabina di regia. Pieracci, classe 84, tante partite sulle spalle, tante successe, sicuramente un palmarès molto glorioso che sta facendo vedere quanto bravo e quante cose buone può fare. Nel mentre incomprensione con palla per Ceccarini che viene persa. E giro palla e Rubiera torna in attacco. Giro Pieracci, viene il raddoppio, palla buona, lo scalare, palla per Garau e ci mette la faccia Iurina per la seconda volta. Altra pezza, i portieri ci mettono veramente tanto e tanto tanto stanno facendo in queste frazioni di gioco. Questo era un tiro sicuramente buono, preso bene, non massimizzato, tirato in fretta. E il Carpi torna in attacco, 4 minuti al termine, più 1, 6-5 per il Carpi. Sortino, Serafini, no. Eric con il passaggio ragazzi, back to the basis. E si torna, palla, Marsan, Eric si prende il tiro sfortunato. Serafini, avanti. Giro palla, Ceccarini. Marsani cabina di regia, vediamo che il gioco chiamerà contro la 6-0 del Rubiere, casacca rossa. Sale Sortino, Serafini in frazione e il Rubiera seconda fase. Garau prova la girella, ma con Iurina che era già per terra e ha detto ti ho letto quando stavi ancora per prendere la palla. Mamma mia, che anticipo che ha fatto! E si ricomincia sempre con Serafini centrale che parla con Marsan. Serafini, esce Beltrami, Eric, Marsan, uno contro uno su Oleari, se lo porta dietro, tiro sul fischio, 9 metri per lui. Grazie
Marsan, sempre qua Eric. Ricordiamo Marsan, il più prolifico giocatore del Carpi, l'unico giocatore del Carpi nella top 20 dei marcatori, mentre per Rubiera i gol sono tutti abbastanza distribuiti, non c'è nessuno dei giocatori del Rubiera nella top 20 dei marcatori. Nel mentre palla per il Carpi su passivo, vediamo se Marsan si prende il tiro, salta il primo uomo, palla Eric, che gol, forse era anche rigore per difesa in area di Oleari, ma si ricomincia a due minuti dal termine, non si è capito cosa succede, giallo per la panchina del Carpi, che incredulo, ma i direttori segnano, palla ancora per il Rubiera. Fiscalissimi i direttori, alla prima parola hanno subito richiamato il mister Serafini del Carpi e si ricomincia, ma torniamo a noi. Benci in posizione di centrale, giro, finta, confusione per il Rubiera mentre il cronometro passa, un minuto e mezzo, quarto passaggio, Oleari si prende il tiro e ci mette il piede, Iurina ci mette il piede sul gol, sul tiro di Versacops, un minuto e dieci al termine, più due per il Carpi, vediamo se riuscirà a massimizzare questo minuto finale. Come effettuerà l'attacco il Carpi? Vai ragazzi! Un minuto! Giro palla, Eric Pieracci. Intanto vediamo che il giovane Serafini come terzino e l'allenatore dei Carpi fa riposare Marsan. Serafini, Pieracci, 40 secondi al termine, sale Ceccarini, non vede Beltrami. Difesa spigolosa di Bonassi al limite del vuoto, ma si continua, sicuramente difesa maschia, l'arbitro segna passivo, palla Beltrami, rigore per difesa in area, vediamo chi si porterà sui 7 metri a battere questo rigore. Ceccarini dice me la sento Marco Beltrami, vado io. Ceccarini contro Voljuvac, finta, fa la parata e si muove bene, bello, bel tiro, bel rigore realizzato da Ceccarini, 17 secondi al termine, più 3 per il Carpi, il tempo passa, 10 secondi, vediamo cosa fa la Rubiera, 6 secondi al termine, palla Benci, infrazione di passi, e con questo direi che termina la prima frazione di gioco con il Carpi in vantaggio per 8-5, e direi che con questo possiamo andare in time out anche noi, ci vediamo fra 10 minuti.
secondo tempo. Siamo già pronti? Allora va bene. Allora ci sta. Diamo facciamo l'annuncio e il flash. Ricordiamo sempre di mantenere le distanze e la mascherina. Grazie. Bentornati al Vallauri per questa nona giornata di Serie A Beretta tra Carpi e Rubiera, con il Carpi avanti di 3 lunghezze con il punteggio di 8-5. Sì, 8-5, avete capito bene, per chi si fosse messo in visione solo ora. Punteggio estremamente basso. Il Carpi che può partire, che attacca da destra verso sinistra del vostro teleschermo in casacca nera, e Rubiera che in casacca rossa, che in questo momento in difesa. Si attende il fischio d'inizio di questa seconda frazione di gioco. Dai ragazzi! Controllo con il tavolo, che sia tutto in ordine. Cenno di ok dei due direttori di gara e si ricomincia con questo primo possesso palla per il secondo tempo per il Carpi. Marsan, Pieracci, Eric, sempre Ceccarini per il Carpi, sempre nello starting seven. Non ci sono stati dei cambi in questa frazione di gioco. Vediamo che anche Rubiera è con il suo starting sevens più patroncini. Nove metri per il Carpi. Beltrami dai suoi 2 metri di altezza parte il gioco. No, non è capito bene Marsan. Pieracci, uno contro uno, punta, fa lo scalare, torna in posizione Pieracci. Marsan incrocio chiamato, Pieracci torna, vediamo se scarica, forse da dietro questo, ma no, dice l'arbitro. Solo ancora passivo e 9 metri per il Carpi. Pieracci, Sortino taglia, Pieracci, Marsan ne salta uno ma il secondo non riesce. Ricorda Lentini che saltava sistematicamente l'uomo ai tempi del Torino. E cosa ha fatto Eric? E si comincia con il Rubiera in seconda fase, dando il Carpi prova a scappare via. Uno contro uno, che bella chiusura che ha fatto Eric, ha detto di no. Un po' di fuoga per il ragazzo, ma chiede scusa, ha detto chiedo scusa, un po' troppo fuga. Mi sono fatto prendere. Bersakov, spalla al centro, Benci, tanta esperienza per lui, tanta esperienza, tanta uno per lui, sa sempre cosa fare nei momenti di difficoltà, 39 anni per lui, portati benissimo, guardate che scontro con Pieracci, 39 anni Benci e Pieracci, classe 84, anche lui non mai non più un giovincello. Giro palla, saltato Eric, torna in posizione Versakovs, Oleari, infrazione di passi. Eric dice calma, non c'è fretta, Marsan spinge lo stesso. Eric, Ceccarini toccato ma niente, Ceccarini niente. Non è ancora riuscito a far gol dall'ala il mancino del Carpi. Ceccarini che... Pieracci, chiedo scusa, che anticipo con la mano destra blocca l'avversario, con la sinistra va a rubare il pallone. Sfortunato però. Benci, Versakovs, Pedretti e pivot, sempre Oleari, si prende un tiro forzato, è andato su uno contro uno su Beltrami senza saltarlo, tiro dubbio, palla Beltrami a uno e guardate, ha una mano, ha preso, schegge girato, veramente molto bello da vedere, sembrava una figurina, quasi come Marco Alpi che salutiamo. Giro palla per il Rubiera,
giro palla Rubiera, Bonassi, Versakovs, un po' di difficoltà in questa frazione di gioco per il Rubiera, frutto anche comunque della buona difesa del Carpi che scorre molto bene. Benci bello, prende male il pallone, Pierazzi prende bene il tempo dell'uscita sul salto di appoggio. Bonassi, giro palla Versakovs, salta palla di ritorno al terzino, si prende il tiro e trafigge sul primo palo Jurina. Eric Marsan, oh, brutto tiro di Sortino, tiro forzato con poco spazio. E invece un bel tiro di Patroncini dall'ala che apre bene e trafigge basso. Jurina, buon tiro, ha fatto vedere sicuramente a Sortino come si tira, come si aspetta. Il Rubiera accorcia le distanze dopo 5 minuti dall'inizio del secondo tempo, quindi a 25 al termine, il Carpi avanti di 3 goletti con 10-7. Impressione su Eric, giro palla, intanto vediamo che c'è D'Angelo che ha tagliato pivot per il Carpi al posto di Ceccarini. Eric salta, si porta dietro il difensore Bortolotti, passivo. Direttore segna passivo, Pieracci, Eric, tanto spazio per lui e che fucilata che ha fatto, e passa in mezzo, due minuti. Peccato di grandissima ingenuità, è corretto, correttissima la segnalazione di 2 minuti da parte del direttore di gara. Occorre stare a 3 metri dallo spazio di battuta, non si può passare vicino al giocatore che batte. 2 minuti per il Carpi, quindi inferiorità numerica per il Carpi. Vediamo se il Rubiera riuscirà a massimizzarla. Vai ragazzi, forza, stringere! Che ributta dentro. Bartoli Davide a pivot. Quindi la prova col doppio pivot. Benci. Guarda te! Passava di lì Marsan, che nella sua precedente esperienza all'estero era chiamato Ministero della Difesa, e ci fa vedere anche il perché. Veramente una bella difesa, e anche Jurina col tiro sporcato dal difensore è riuscito a fare una parata. Molto bravi entrambi. Nel mentre entra Serafini al centro al posto di Jurina, taglia D'Angelo. Serafini, Pieracci, palleggino, Marsan, palleggio, si ha preso il fallo, non ha forzato giustamente il tiro essendo che la porta sguarnita. Serafini, Marsan, taglia D'Angelo, allarga doppio pivot, Serafini, sotto passivo il Carpi, terzo passaggio, quarto passaggio, corre il tiro, attenzione, va a Sortino, no, non va a Sortino. Porta, cost to cost, e Jurina dice guarda te, sono riapparso, cucù, sono qua, e si ricomincia con della calma. Però occorre fare tanta attenzione per il Carpi, altrimenti può diventare complicato. Anche Serafini magari poteva prendersi il tiro perché era dentro i 9 metri, un po' di nervosismo in questo frangente per il ragazzo. Nel mentre giro palla del Carpi, stessa azione di prima, Serafini, Marsan che torna indietro, Serafini torna 9 metri per il Carpi. Nel mentre sono trascorsi 2 minuti ed è rientrato anche Jurina. Nel mentre l'arbitro segna passivo per il Carpi. Pieracci ragiona, uno contro uno, Serafini si prende il tiro e trova le mani di Pedretti. 3 passaggi per i Carpi ancora. Marsan,
non salta l'uomo, 9 metri, due passaggi. Il muro non ha funzionato, non è riuscito a contenere l'irruenza dei difensori da Rubiera. Marsan, vanno indietro. E cosa ha fatto Marsan? Mamma mia, che bel tiro! Ci spiega perché nella top 20 dei giocatori. E caos! Caos per il Rubiera. Rubiera in difficoltà. Rubiera in difficoltà, il Carpi prova a massimizzare, prova a scappare via. 12 a 7 per il Carpi. Quando mancano però 21 minuti, manca una vita ancora. Giro palla lento per il Carpi. Eric, Marsan. Marsan, giro palla, viene a provare a prendere Sortino. Serafini, Marsan, Eric, prova a saltare il 2 per passare la palla ad Angelo, ma capisce tutto il difensore della Rubiera e si ricomincia. Il Carpi va sotto passivo, giro palla, Marsan, tanto spazio per lui, ma ci mette una pezza là il portiere, il solito Voljuvac, che sta tenendo veramente a galla le speranze del Rubiera. Però l'arbitro vede un fallo da rigore dove va il giovane Serafini. Serafini contro Voljuvac. Vediamo se il talentuoso giovane carpigiano riuscirà a sbloccarsi. Finta, salta e gol! Passava meno! Veramente, veramente a fil di palo, a mezza altezza più di Paolo, a mezza altezza è sempre un rigore abbastanza rischioso, però è riuscito comunque, baciando il palo, a portare il Carpi a più 6. Quindi 20 minuti al termine, 13 a 7 per il Carpi, e Rubiera macina gioco. Giro palla, serie di incroci, torna a uscire l'attaccante Rubiera, fa rientrare il portiere. Serie di incroci del Rubiera che D'Angelo prova a uscire ma buca il pallone clamorosamente, ne buca un'altra volta. Come scorre, come scorre, e che bravo Patroncini, quanta responsabilità che si prende, dimostra di saper tirare sul primo e sul secondo palo. Finora entrambi tiri molto belli, ma entrambi bassi, che Iurina prova a leggere ma non riesce, non è riuscito in nessuno dei due casi. Uno dei migliori realizzatori del Rubiera. Sortino invece non ci capisce molto in questa cosa, non ci ha capito niente oggi. Dai, dai Gabri, dai! Dai Gabri! Giro palla per Serafini, torna ancora Sortino che si sblocca! Che si sblocca Sortino! Che non può questa volta opporsi, finora l'ottimo Voljuvac, e si va sul 14-8. Occorre in questo momento che i ragazzi del Rubiera abbiano un un buon recupero per poter riaprire la partita. Il tempo c'è tutto, e dimostrano di poterlo fare, perché i mezzi tecnici ci sono tutti. E accorcia le distanze Bonassi con un gol da terzino, e si ricomincia con il Carpi in attacco. Per il Carpi il derby è sempre una partita molto 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 forte, molto vissuta, molto importante, soprattutto perché storicamente Rubiera ha sempre fatto molto male, ha sempre fatto molto male alla compagna del Carpi. In questo momento sfortunato Bartoli, che riuscito a rubare palla ma causa un rimbalzo, gli arriva sul tallone, e il Carpi continua a essere in attacco. Sbaglia il tempo Serafini per uno contro uno, ma è sempre 9 metri per la compagine
palle di mister Serafini. Segna passivo dal direttore, direttore Marsan, palla Beltrami che si gira come una trottola, si gira, esulta verso il pubblico e va in difesa. E si ricomincia con Rubiera in attacco, 15-9 per i capi, 17 minuti al termine. Difesa schierata, il Rubiera comincia a macinare il gioco con Bonassi in cabina di regia. Incrocio senza palla che sale l'ala. Bartoli, Bonassi, prova l'uno contro uno. Provato una giravolta strana che gli fa fatto passi. E con calma il Carpi, perché oggettivamente non c'è da avere fretta. A più 6. A più 6 ricomincia a battere Marsan. Pieracci. Angelo. Il pubblico del Vallauri comincia a farsi sentire, a sostenere i propri beniamini. Anche oggi purtroppo causa comunque restrizioni governative, ci sono capacità limitate al Vallauri. Si prende un tiro forzato Marsani, non lo scarica all'ala. Nel mente torna Benci, Benci ancora lui, guarda pivo dietro, vediamo se lo guarda, non lo guarda. Ha provato l'uno contro uno con Pieracci che difende bene. Benci che va in cabina di regia, sì, mettendo a destra Bonassi. E mister Galluccio dice aspetta che venite qua tutti che vi do due dritte. Andiamo in time out anche noi. Rieccoci qua dopo i brevi spot pubblicitari necessari per il sostentamento di tutto. E si ricomincia con leggerissime cure mediche da parte del fisio Simone Scarpa, che ringraziamo, a Marsan. E si ricomincia con il Carpi già schierato sui 6 metri a difesa del suo portierone Iurina, che sicuramente oggi sta facendo finora una partita molto buona. Nel mentre vediamo che mister Galluccio continua a dare preziose istruzioni alla sua compagine, nello specifico a Santilli. Giro palla, che bella palla che ha dato, sfortunato in questa occasione Bartoli, che il suo tiro si impatta contro il palo, contro ormai un battuto Iurina, quindi fortuna per il portierone carpigiano. E il Carpi ringrazia e torna in attacco. Marsan, Pieracci, oggi ora abbiamo Marsan in cabina di regia che incrocia con Sortino. Torna su Marsan, finta di Eric, ha saltato l'uomo veramente bene, con nonchalance. E si ricomincia con Rubiera, guardate, prova a rubare palla Pieracci, alla libera, va a chiudere Eric, che impedisce a Patroncini di andare a tirare, che oggi ricordiamo comunque una media veramente molto importante, tant'è che ha messo a sedere anche Santilli, sicuramente è un giocatore di estrema esperienza, è un'ala tra le più forti del palinsesto italiano. Giro palla intanto Benci, impattato molto forte il numero 30 Bonassi.
da Eric, che viene sanzionato con l'esclusione di 2 minuti. Nel mentre siamo a metà del secondo tempo, con il Carpi avanti 16-9. Si alza Benci. Che bel gioco che hanno fatto in Rubiera. Forti della loro superiorità numerica, sono riusciti a mandare Versakovs al tiro pulito. Anche lui, che è il bomber della compagine rubirese, che è un giocatore che è in pianta stabile alla nazionale lettone e ha militato per diversi anni anche in Germania. Nel mentre torniamo in diretta con il Carpi che macina gioco. È entrato anche in campo il giovane Ben Giali, ma il Carpi perde palla, frazione di passi che il Rubiera può tornare, guarda che cost to cost che ha fatto, che bravo giro, e si prende ancora il rischio il solito Versakovs, che trova, viene impattato contro il tiro contro il palo, ma l'arbitro ravvede un'infrazione di 2 minuti nei confronti di Marco Beltrami, quindi il Carpi in doppia inferiorità numerica. Versakovs, lo specialista, il bomber da Rubiera, va sui 7 metri contro Jurina. Vediamo come si proverà a sfruttare questo 7 metri. Finta, ottima finta, molto bravo, molto molto bravo Versakovs, con una finta è riuscito a sbilanciare Jurina e con il tiro subito dopo è riuscito a battere. Nel mentre vediamo che è entrato Santilli, vediamo se avrà accolto le istruzioni date da mister Galluzzo. Intanto la difesa del Rubiera passa a una 3-2-1, quindi vediamo se il Carpi riuscirà a Pieracci a leggere questa difesa. Ma non c'è bisogno, perché Pieracci non ha la possibilità di leggere, perché Marsan si mette sulle spalle la responsabilità di questo tiro, salta il secondo difensore, nel mentre dall'altra fonte infrazione di passi da parte Rubiera e palla al Carpi, che finora sta massimizzando una doppia inferiorità numerica. Uno solo in meno, abbiamo avuto un rientro. Rientrato Eric Pieracci, da doppio pivot Pieracci. In pressione D'Angelo, Andreino D'Angelo, Marsan, guarda Pieracci ma non gliela dà. Eric si butta dentro e travolge Bartoli con un limite dello sfondo che l'arbitro però segna come gol, e il Carpi prova a scappare via. Che succede? Cosa è successo? Vediamo. Forse ci sono dei dubbi sul rientro dei primi 2 minuti. L'arbitro sta verificando al tavolo. L'arbitro invita a star seduti. Noi ricordiamo sempre la mascherina. Invita, non per gli amici da casa ovviamente. Invita, neanche per i giocatori si suggerisco. Nel mentre si ricomincia con la palla per il Rubiera. Cristalli di sale. Gira palla, sale l'ala, Bonassi, Benci. Palla Bonassi, tanto a palla Santilli, che bravo Santilli. Santilli comunque una varietà di tiro veramente molto molto importante. Ottimo giocatore Santilli, sia in fase difensiva che in fase offensiva che in fase difensiva come centroavanti, è un ragazzo che sicuramente può dire la sua in questa categoria. Marsan dieci minuti al termine con il Carpi che macina lentamente gioco e un vantaggio di 18-12. Pieracci
palla parata, parata dall'ottimo Voljuvac. Nel mentre un contropiede, perde palla. Perde palla l'attaccante del Rubiera, il numero 8 Pedretti, disturbato, disturbato dentro i 9 metri da Sortino. Sortino, ricordiamo, classe 2003, prima stagione a Carpi, che sta facendo veramente molto molto bene. E invece Pieracci si è addormentato, ha fatto un sonno Pieracci, ma con un po' di fortuna Iurina riesce ad evitare il gol. Nel mentre il Carpi dice torna in attacco, non ho capito cosa è successo, ma torna in attacco. 9 minuti al termine. Dai, pochissime rotazioni per il Carpi. Il Carpi veramente rotazioni minime. Il Rubiera non ha fatto tantissime rotazioni, ma anche questa scelta è figlia anche di tanti infortuni, molta sfortuna per la compagine del Rubiera in questa prima parte del campionato, dove ha avuto veramente tanti infortuni di crociati o infortuni di gioco. Marsani intanto uno contro uno, palla Beltrami che tira su Voljuvac, contro il piede appoggio, ne mette a terra male, vediamo che rimane a terra Beltrami. Marco, sembra dolorante alla caviglia, ma cerchiamo uno zoom su Beltrami, vediamo se la regia ci ascolta. Si rialza, dice vabbè, ho sbagliato il tiro, l'ho presa bene, dice. Dai. Mister Serafini gli chiede se gli viene un attimo a sedere, Marco, che abbiamo qua il giovane Soria che scalpita per entrare. Nel mentre si torna qua con giro palla Marsan, sempre terzino destro, giocatore molto ispirato, taglio d'ala di D'Angelo, viene che salta Marsan, scarica Sortino che non ci ha capito niente oggi. Sortino oggettivamente non ci ha capito niente. Nel capovolgimento di fronte Andrea D'Angelo ci mette una pezza, vanificando il lancio del contropiede. Nel mentre 18 a 12 per i Carpi, 8 minuti al termine, partita ancora lunghissima. Il Rubiera può sicuramente recuperare. Vediamo se riuscirà la compagine di mister Galluccio nell'impresa. Santilli sale su, saltato l'uomo e Iurina dice di no, però rigore per un fallo decretato dagli arbitri su Oleari. Vediamo se andrà il solito Versakov sui 7 metri senza finta tra Fizze, Iurina sotto le gambe. E si ricomincia, 18-13 per i Carpi, partita apertissima ancora. Nel mentre all'ala vediamo che Giacomo Boni è entrato al posto di Gabriele Sortino, oggi in giornata abbastanza negativa la sua. Giro palla, Serafini, Marsan, Serafini, finta di tiro, infrazione segnalata per il Carpi e Rubiera va in contropiede, ma Iurina dice di no, ha detto di no Iurina, che bravo, che bella parata di Iurina che manda tutto il pubblico in piedi, tripudi delirio al Vallauri. E il Carpi torna in attacco con estrema calma, perché in questo momento per il Carpi è importante far passare il tempo. Palla per Andrea D'Angelo, sfortunato il tiro del giovane ala che è il Carpi, che impatta il palo. Il Rubiera torna superiorità numerica, si prende il tiro,
Ma no, c'è sempre Iurina oggi, veramente, veramente in giornata, che dice di no a Bartoli Roberto. Giro a palla con calma, il tempo passa, 5 minuti 40 al termine, più 5 per il Carpi. Giro palla, Marsan, Marsan per le vie centrali, sale Jack Boni. Ragazzo cresciuto nel Rubiera. Eric si prende un tiro, non si capisce cosa succede, rimbalzone e palla al portiere che batte velocemente. Boni resta indietro, quindi c'è il buco a destra, vediamo se viene visto. No, non viene visto, va dalla parte opposta perché c'è più... dalla parte opposta e ci mette un'altra pezza con Jan Jurina, che dal pubblico dicono sia on fire. E Serafini dice andiamo in time out, 5 minuti al tempo. Rieccoci qua al Vallauri con il Carpi avanti per 18-13 contro Secchia Rubiera. A 5 minuti dal termine rullano i tamburi al Vallauri di Carpi per sostenere i loro beniamini. E vediamo che è tornato in campo Ceccarini al posto di Andrea D'Angelo. E si ricomincia con pallone in mano a Pieracci. Pieracci, Marsan, il Rubiera prova ancora una difesa ancora diversa con che va in 5-1 con Santillo. No, 4-2. 4-2 con la uomo, il secondo uomo, con Garau uomo su Eric. Ma Pieracci dice... ragazzi, se c'è spazio lì dietro io mi diverto, fate attenzione, siete sicuri che sia una buona scelta? E il tempo passa, ma del resto il Rubiera deve spingere, deve rischiare per provare a recuperare. A terra Eric, dolorante, botta al volto per lui. Botta alla mascella, speriamo nulla di grave per il terzino del Carpi. Va Oleari a verificare lo stato del difensore del Carpi, che si può ricominciare. Solo gran botta per lui. E si ricomincia con Bonassi per al centro, gira palla Oleari. Che tiro che si prende, un po' forzato se posso permettermi, però del resto devono rischiare. 19-13 per i Carpi, 4 minuti. I Carpi torna in attacco con nessuna fretta, con questa 4-2 spostata tra il centrale e il terzino destro, che onestamente non capisco perché comunque Marsan è stato mattatore della partita. Pieracci contro le ali, vediamo se vede Soria. Prova a vedere Soria con un preziosismo che non gli viene. Pieracci, segnato passivo per i Carpi da parte dei direttori. Marsan si trascina dietro Santilli, ma gli arbitri fermano la palla. Pieracci, Marsan si prende anche il doppio appoggio. Onestamente oggi per il Carpi diventa difficile capire se
l'MVP è Marsan o Jurina. Veramente complicato oggi. Entrambi autori di una performance monster. Santilli a terra, speriamo nulla di grave anche per lui. Va Boni e Jurina a verificare. Ridono e scherzano i due che si conoscono da anni. Si può ricominciare. Giro palla. Garau, Versakovs, Bonassi. D'Angelo molto presente in difesa. Santilli chiama il raddoppio. Va a vuoto D'Angelo, va a vuoto Ceccarini. E non va a vuoto. Non va a vuoto l'attaccante del Rubiera. Ormai il solito Leari, che le mani, tantissimi palloni passano per le sue mani. Veramente un giocatore molto prezioso per la scompagine del Rubiera. In questo momento siamo 20-14, 2 minuti al termine. Partita quasi in cassaforte per i Carpi. Nel dubbio Marsan ne salta un altro, che salta veramente sistematicamente l'uomo. Però il portiere Voljovac del Rubiera veramente molto molto bravo. Capiamo perché è stato nominato miglior portiere delle ultime due stagioni di A1. Sta tenendo a galla tutta la squadra del Rubiera, molto bravo, complimenti per lui. Giro palla, bella palla del Rubiera, bel gioco che Bartoli riesce a buttare in rete da pivot. Sicuramente il Carpi in questo momento pensa di aver portato a casa la vittoria, però è importante onorare fino all'ultimo secondo. Giro palla Serafini, Ben Gialli, un giovane del vivaio nel centro, ragazzo veramente molto rapido, molto molto rapido, che fa della velocità dell'uno contro uno la sua più grande peculiarità, miglior peculiarità. Giro palla Eric, sempre sotto passivo, palla Ceccarini. Eric sotto passivo al Carpi, Ceccarini, ormai i passaggi sono terminati, palla Beltrami, palla in cassaforte, 40 secondi al termine, Carpi scappa più 6, ormai la partita è quasi segnata, il Rubiera ci prova in tutti i modi ad accorciare, però si cominciano a vedere i 5 a Rubiera. Carpi che applausi del Vallauri, ormai le due compagini hanno quasi detto vabbè, per questa volta è finita così, la chiudiamo qua, manca gli ultimi passaggi, gli ultimi secondi, la palla gira a caso ormai, 10 secondi al termine, non ho capito cosa è successo, mi chiedo scusa. 2 secondi, 1, finita, il Carpi si aggiudica questo derby, primo derby da in Serie A Beretta, che il Carpi si aggiudica con il punteggio di 21-15, chiedo scusa. Partita molto equilibrata, giocata bene da entrambe le squadre hanno veramente fatto una buona fase difensiva. Ma andiamo ora, il Carpi molla Rubiera a 2 punti, che a seconda di quello che farà il Siracusa, che è oggi impegnato contro il che va a giocare a Bolzano, quindi partita molto ostica anche per il Siracusa. Vedremo se chi avrà il cucchiaio di legno, chi sarà l'ultimo in classifica. Nel mentre vi ricordiamo che sabato prossimo il Carpi giocherà ancora in casa contro il Bolzano, quindi Carpi Bolzano, mentre il Rubiera ospiterà il Trieste. E con questo vi ringraziamo per l'ascolto, vi ringraziamo e speriamo di risentirci il 27 per Carpi Bolzano. Grazie a tutti.